e dotto 2 tac ah perfetto lei allora quando ecco vedete questa è la notifica che mi dice guarda che sei live uh, se vuoi puoi modificare tutto quanto da qui come va? Va bene, va bene, buonasera a tutti, Mattia, Birponi, Poi chi c'è? Mello, Marco. Cioè, ormai davvero, vi conosco tutti quanti. A Carmen, Riccardo, Lionard, tutti! Buonasera, le giornate iniziano ad allungarsi, bene sì. No, ma più che altro ho visto che ieri mattina, ieri pomeriggio, anzi, non ho fatto la live stamattina non ho fatto il mio giro con voi. Ho detto, questi qua probabilmente sono già in crisi d'astinenza, quindi è meglio, è meglio farsi vivi. Eh? Bravo, bravo Mr. Lucky, 5 mesi, meglio io. 5 mesi di noi, che tenero. È la prima volta che posso dire una frase del genere vita mia <ride> Grazie caro, aspetta, eh. trick, track. Buona. Oh, da domani mattina naturalmente... Aspetta che non ho visto come è il tempo. Come sarà il tempo domani mattina alle 5? Ok, nuvoloso, ma possibilità di piaggio del 10%. Quindi domani mattina riprendiamo il solito tran tran. Hai fatto benissimo ma Senza la dose quotidiana di Farenz. Stiamo male. Boh, la Erica conferma che non pioverà benissimo. E, e niente. Quindi, non solo la dose quotidiana di Farenz, ma la dose quotidiana di Madonne che a partire da domani mattina riprenderanno grazie ai soliti problemi di. Di... di disconnessioni di tutto quanto grazie a peppo anche sempre piacere un piacere da... <ride> <Ti miso. ride> grazie mille che è fin troppo pesante sta felpa vabbè che è bella luca visto che domani mattina non potrò seguirti ti apro già adesso il caffè di inizio settimana grazie luca è troppo silenzio dove sono le pesti Shhh! non ditelo troppo forte mi mancava quel brio di incazzato. Sì, a me no. Non, non manca minimamente. Però so già che succederà. E quindi. Non lo so. Eh, vediamo. Vediamo come, come fare. Ecco. Sol Vista la domanda di Marmot93: come procede della StaVas2, solita parentesi da due minuti prima di introdurre l'argomento vero e proprio di oggi. Mi sta piacendo sempre di più, ragazzi è meraviglioso sto gioco e so di essere ancora molto indietro perché vabbè alla fine sono sulle tra le 8 e le 9 ore più o meno però mh, ora come ora ripeto nonostante abbia notato questa voglia di Naughty Dog di voler ampliare eh, diciamo li, i livelli di gioco nonostante sia tutto molto comunque guidato eh, sto giocando da 8-9 ore appunto e mi sembra di averlo cominciato un'ora fa bellissimo mi sta veramente piacendo tanto eh, basta, non dico nient'altro buonasera, ho appena perso il treno devo aspettare 30 minuti Dio canta, benissimo vabbè che te frega tanto siamo qua in compagnia ti passa di sicuro Uh, metto sulla capsula Napoli come da prassi consolidata. Boh, più lo giochi, più ti chiedi. ma quanto Ok. A parte quella fase iniziale, l'ho trovato molto lineare. E mi sta bene così. Mm, buf, sì. Stavo. Eh? Ho <ride> interrotto tutto per te. Benissimo. Bene, bene. Per forza hai fatto 7 ore di tutorial. No, è esagerato. Eh, Ciao, Gianluca. Grazie. Buona domenica anche a te. Um, per forza hai fatto 7 ore di tutorial, non è vero. No, adesso, non esageriamo. C'è da dire che poco prima di interrompere, poco fa, ho ehm, sbloccato, ho trovato per terra l'arco e lì è diventata veramente una potenza. Ovviamente contro gli umani, contro, i, contro gli zombie, non credo faccia più di tanto effetto l'arco, però veramente una bestia. Cosa c'è da aperitivo? Niente. Devo iniziarlo anche più che altro perché oggi ho mangiato i miei come un toro, quindi non... già non avrò fame stasera figura di sono andato a fare l'aperitivo. Inizierò anch'io io prossimamente. Ah, da, da, da. Cosa ti aspetti nella Noti Doc per la next gen? Nuova IP? Sì. Qualche reboot remake può essere. Io spero ancora in un Jack and Dexter. Potrebbe essere, io me lo aspetto prima o poi un nuovo Jack and Dexter. Però... Um non mi stupirei se uscisse una nuova IP. Eh, se ci pensate, già... Oh là. Grazie Nino! Mangi come un toro, e eh, che toro! <ride> eh, come si dice... Se ci pensate, la, la generazione PS5 sarebbe già la seconda senza... Um, senza nuova IP di Naughty Dog, perché... Nella generazione PS4 sono andati avanti con Uncharted e, e The Last of Us. Quindi secondo me è facile pensare che potrebbe essere la generazione buona, per, calcolando poi che non c'è più Uncharted tra le palle. O così mi auguro. Aspetta un nuovo Wolfenstein, nope. Ci dovrebbe essere, visto che si deve chiudere la trilogia, in teoria per ogni generazione, no, 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 eh. in teoria per ogni generazione. La NanaUG. Io ho mangiato pasta al forno, va bene. Sì, ci sono rumor di una nuova IP fantasy di Naughty Dog. Ma indipendentemente dal fatto che sia fantasy o non fantasy, benissimo, ho anche le vesciche sulle cose. Grazie a Ryan CSS per due mesi, grazie mille. La soluzione ci vuole una nuova IP, anche se siamo i brand di Naughty Dog, ma qualcosa di nuovo ci sta e come? Ma sì, ma ci sta, anche perché andrà a perdersi la presenza di, di Drake, no? Aspetta, tiriamo giù qua che sennò. Da fastidio. Ale, boh. Secondo te quanti giochi faranno uscire in Naughty Dog su PS5? Beh, dipende, mm, non più di due. Mm, anche perché dopo il finale del 4 anche basta. Esattamente, stati smentiti quei Gli altri erano un omaggio a Valhalla. Cos'hai mangiato i buoni dei tuoi? Zuppiera. Ovviamente dopo il successori di faranno qualcosa, cioè Farenzone, direi due anche se mi piacerebbe, sì, sì, sì. Erika chiudo la finestra qua. No no! Scusa. Sì. Mm. <coughs> boh! Adesso, visto che sono già 5:10, mm. Marco Gallozzo! Grazie mille. Per cinque mesi anche te. Complimenti. Come quello di Montalbano, esatto. E, um, ma no, ma no. Ma non deve andare avanti Uncharted con la figlia di Drake, ragazzi. Ma basta, basta. Cioè, a un certo punto. Definiscono la serie a... Su Digital Foundry definiscono la serie S... Oh la madonna, grazie ai cari Shinji. Finché ci sarai, io ci sarò. Aspetta <ride> un attimo che mi tocchi i coglioni, perché... <ride> Eh, su Digital Foundry definiscono la Series S la miglior console perché le differenze di velocità e definizione immagine sono minime e l'offerta servizi è talmente varia da accontentare tutti. Tu, come ti stai trovando nel cazzeggio con Microsoft, non posso rispondere a questa domanda perché dopo aver fatto l'unboxing per voi della Series X non l'ho più accesa. Ma per cause di forza maggiore che si chiamano Mario e della Us 2. Comunque, per come siamo oggi la differenza di 200 euro tra la Series S e la Series X è, secondo me fa per la... dovrebbe far propendere la, la scelta verso la Series X, perché per soli 200 euro in più è una console decisamente più potente e con il lettore di dischi, uh, che per ora, ripeto, per la situazione di oggi secondo me non è ancora del tutto eh, tralasciabile, diciamo, diciamo così. Ciao, vengo dal 2046 tu diventerai Presidente del Consiglio. Beh, sono 20... ma lascia lei, 25 anni, beh, ci potrebbe stare, 59 anni, sì. Poi, grazie anche a Carizar, 5 mesi consecutivi. In questi 5 mesi il mio amore per il pesto è aumentato dall'80% e la mia antipatia per Piacenza è aumentata da... <ride> grazie. Uh, il problema per ora è trovarla la, la Series X Sì, ok ragazzi, ma indipendentemente da questo non, non, uh, Questo non c'entra con il discorso che stavamo facendo Però, rimanendo in tema Microsoft In tema Series S e Series X Come avrete visto sicuramente dalla mia <coughs> Stories Su Story, anzi perché era solo una su Instagram ormai sto diventando padrone grazie anche a Bethesda 5 mesi anche per te Ale eh, buonasera Farren sono 5 mesi esatto sto diventando un padrone di Instagram nonostante mh, tra tutti i vari social network è quello che proprio mi fa più cacare um, troppo vecchio per sta merda comunque eh, come avrete visto da, da quella fantastica immagine l'argomento di oggi riguarda proprio in particolare il mondo Microsoft e in particolar modo ancora di più eh, la next gen di Microsoft perché mi è capitato di leggere ieri una notizia non ricordo nemmeno su che sito in cui si parlava del fatto che anzi prima mi serve una risposta qual è stato il giorno d'uscita di The Medium no non mi sono dimenticato di TikTok ragazzi cioè mi manca farmi l'account di TikTok TikTok a 39 anni e poi davvero, figa, mi scambiate per Salvini e, e mi impiccherei. Il 28 gennaio, quindi, cos'è, a metà settimana, no? Cos'era? Giovedì. Giovedì è il giorno d'uscita di The Medium. E ieri, ovvero sabato, leggo la notizia che dice che dal day one a ieri, quindi in 48 ore di vita, tra virgolette, di The Medium, gli introiti provenienti dalla vendita di questo gioco hanno già ripagato il, i costi di sviluppo. E mi sono chiesto, ostia, a parte che 48 ore mi sembrano veramente poche, ma soprattutto la domanda che pongo a voi è... Non ho già parlato anche su un altro gruppo di Telegram, ma mh, volevo avere voi sotto mano, appunto per questa discussione. Grazie anche a Sambu05, sono già 5 mesi da abbonato. Grazie per tutto, continua così. Grazie mille a te. La domanda è questa: se voi aveste in casa una serie ZES o una serie ZEX e 48 ore fa fosse uscito un gioco che vi può interessare, e che naturalmente vi ritrovate nel Game Pass perché è esclusiva e quindi cominciate a giocarci subito. La domanda è questa, ma chi cazzo ve lo fa fare di comprare il gioco? Cioè, di 100 persone che hanno in casa una serie S o una Series X e che sono iscritte al Game Pass, quante, qual è la percentuale secondo voi di persone che, nonostante si trovino immediatamente al day one un gioco nella libreria gratuita, vanno a comprarsi il gioco? Danny Fighter dice l'1% dicono di aver già ripagato i costi, ma non viene fatta menzione se questo sia stato possibile solo grazie alle vendite o anche grazie ai soldi di Microsoft per averlo sul Game Pass. Eh no, no, calma. I soldi di Microsoft per averlo sul Game Pass non sono stati decisi dopo l'uscita del gioco. Quello era già deciso prima. Il fatto che me lo vengano a dire 48 ore dopo l'uscita, c'è qualcosa che mm, non mi torna. Un 5% per collezionismo. Ok, Roby, mi sta bene come risposta, ma grazie a Mario... Se nel Game Pass colperei il gioco solo se fosse in edizione limitata a Collector, questa può essere una risposta molto intelligente e ci sta. Ma anche perché... La domanda è questa, cioè, se... Cioè, mi sta bene che uno compri il gioco, nonostante sia nel, nella libreria del Game Pass, ma o va a prenotare la Limited, o è talmente infogliato di questo gioco, e mi sembra strano, di... porco diaz, bravo, bravo Marco che ha tenuto basso il, alto il volume. Chi è stato il coglione oggi? Non fa ridere. Ecco, la Maya sta ridendo. E ripetendo grazie comunque ehm... <ride> o uno che si vuole prendere la limited o uno che è talmente infognato dal, dal titolo che decide di comprarselo comunque e mi sembra strano visto che si sta trattando di una nuova IP oppure uno che ci gioca e dice cavolo questo gioco mi è piaciuto talmente tanto che lo voglio avere anche in formato fisico ma cazzo ma non dopo 48 ore conta solo le vendite a parte, quindi non è un possibile calcolare i download dal Game Pass, mi sembrano veramente troppe vendite in poco tempo, marketing, anche perché... marketing. Eh? marketing, ti dicono che hanno coperto così la gente è invogliata a comprare. No, perché la gente non è invogliata a comprare, perché fa parte di un... Di un... Eh, vai a spiegare adesso... Li... Eh. È un'esclusiva dell'Xbox, no? Che fa parte del Game Pass, che è quell'abbonamento sì, sì. che paghi al mese. Sì, stai mangiando ho capito però potrebbe essere una strategia di marketing per dire guardate che è talmente bello che la gente lo compra magari uno se lo scarica e se lo gioca non lo so ma se uno ha il game pass se lo scarica e se lo gioca gratis è quello che Beh, però... Ok, mi sta bene come risposta quello che stavo dicendo. Uno ci gioca e se lo compra perché gli è piaciuto tanto, ma non dopo 48 ore. Ho capito, però ti dico... Adesso, che litighiamo, eh. Già, eh? Adesso litighiamo. Adesso litighiamo. ti dico, guarda che è bellissimo, l'hanno già preso in tanti, quindi tu ci giochi e poi se ti piace lo compri. Ma mi starebbe bene se un discorso del genere lo facesse la casa produttrice, non un, un sito giornalistico. Però... Boh, l'angolo di Erika. Farenza ha ragione. La Erika, a prescindere, Marco. Non puoi vincere, prepara l'avvocato. Giusto, ha ragione. Il gioco è costato 10 euro. Eh, eh, essendo presente sui vari store. Eh? C'è molta gente su PC che non ha il Game Pass, ma che sarà stata incuriosita dal clamore mediatico. Il Game Pass fa molto in termini di promozione dei giochi. Certo, però, virgola, ostia, adesso mi incazzo, eh. Cioè, se uno lo compra per PC, ok che uno non ha il Game Pass e quindi lo vuole su PC e lo compra su PC. Ma perché cazzo uno lo deve prendere su PC? Ah, non lo so, 30 euro, 40 euro, quanto costa su Steam? Quando con 10 euro si attacca il Game Pass? Perché diventa tuo? Eh, non diventa tuo! 50 bombe, addirittura. E forse? Perché lo vuole fisico? Sì, certo, da Steam lo vuole fisico. Ti ascolto mentre che lavoro i miei fumetti. Uh, questo brivido di italiano fantastico. Minha, mentre che lavoro. Frazie per la compagnia, ma cazzo. <ride> Su Instant Gaming mi sembra che stesse a 30 euro. Perché magari non è interessato al pass, ma solo al gioco. No! Non, non, non lo accetto questa risposta, no. È come quando io, cavolo, ah, cavolo, caspita, a ciderbolina, a maggio, volevo giocare a sto cavolo di Control, ok? Control costava, mi sembra ancora, 50 bombe fisico, mettiamo 40 euro sullo store della Playstation, e <coughs> ho deciso di spendere, boh, cos'era, 13 euro, 15 euro, 20 euro facciamo tanto per il Game Pass, per il PlayStation Now perché era lì ovvio, non posso giocarci quanto mi pare perché dopo è uscito dal PlayStation Now, ma sta cosa dell'avere la proprietà dei giochi ormai nel 2021 la dobbiamo dimenticare. Secondo me il fattore Alvise. Oh, secondo me il fattore il fattore Diventa tuo di collezione generale sopravvalutato. Vorrei vedere quante persone custodiscono ancora gelosamente Final Fantasy X per PlayStation 2 per dire sono in qualche cassonetto a marcire assieme ad un calzino puzzolente di fervore. <ride> per te vale questo discorso, per altri no. Magari uno vuole acquistarlo ed averlo per sempre, anche quando non avrà più il pass. Allora, Luca, mi sta bene questa risposta, ripeto, ma mi starebbe meglio mi starebbe bene se stessimo parlando di Metal Gear 6. Allora sì, ma non per un The Medium che per quanto possa essere interessante, non credo che vada a spingere le vendite più di tanto questa cosa. E non dopo due giorni. Pega, come dice Nino. Magari la gente non vuole legarsi ad un abbonamento. Oppure non ritiene il... Ma ragazzi, ma ragazzi, ma siamo nel 2021, mi volete ancora fare ancora sta menata del non legarsi a un abbonamento quando abbiamo abbonamenti per qualsiasi cosa? Ma dai, cazzo, non ci... E poi soprattutto, cioè, uno non vuole farsi l'abbonamento perché, ah, vada retro gli abbonamenti, queste robe tecnologiche ed informatiche assolutamente da... Però c'è in casa la series X o la series S. Succede anche. No, no, no. Attenzione, succede anche con i film. C'è gente che compra il singolo film in digitale e non si fa l'abbonamento a Netflix. Benissimo, è vero, ma in percentuale quanti sono quelli che si vogliono guardare un film, che ovviamente deve essere anche sulla piattaforma in streaming, e se lo comprano? Siamo sempre lì. E di sicuro non mi. Tutto nasce da questo articolo riguardo i costi di sviluppo. In quanti sanno che il gioco è nel Game Pass al lancio? Allora ragazzi, io vorrei... Adesso faccio un'altra domanda. Quante persone conoscete, voi, che abbiano comprato la serie S o la serie X che non abbiano il Game Pass attivo e che non sappiano, che de, che sappiano cosa sia The Medium e che non sappiano che, essendo esclusiva, è dentro al Game Pass al Day One? Cioè, stiamo sempre limando ulteriormente la casistica, ho sputato la casistica di persone grazie Merolus cioè Merolus scusami eh ma sei, sei qua da 5 mesi se non di più e ti sei iscritto solo ora è momengazz nessuno farenz una percentuale ridicola vedete che qua figa tutti eh, ti merica, io sto con Erika e poi alla fine state dando ragione a me cazzoni Lo so, Erika. È vero, la madonna! C'è una mossa di marketing a ridaglie. Eh così voi ne parliate, parlate del gioco le lì, ad esempio. Ti eh. arriva, si arriva, ci arriva, ci arriva, si arriva <ride> Ma Io sai che anche. Ecco che mancava anche questa. È bevuto l'acqua. Hai bevuto l'acqua? Lo sai che quando arrivi tu, qua si interrompe sempre il discorso? Eh! guarda che devo stare. Devo anche stare, ecco che manca anche l'altra. Vale. <ride> Ciao, sì. come state? Che, che bambina educata, brava. Cua, papà. Guarda che sta, oddio, abbiamo ho schiacciato la stella che ha dato anche una crapata nel coso. Povera ciccia Ti ha fatto male il papà? Sì, no, ti prego, non dire così, vieni qua. Via. Dai, dai, via, via, via. Dai che stavamo parlando bene. Fuori di coglione. Come stai? Sì, va Bene, <ride> bene. bene Noi bene, tu? Tutto bene, Maya. Tu come stai? Ti stanno... Come stai? Ti hanno chiesto? Bene. No. Mm. Ok hai avuto il tuo momento di celebrità ciao ciao buonanotte ok out of camera. clip del secolo cosa ne pensi del... game? <coughs> dalle dai il papà che tra poco non starà tanto bene, esattamente. Comunque vedete che alla fine della, della fiera mi state... Um, mi state dai 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 via via, via via, via. via, via via... via, eh, nessuno, nessuno, nessuno. Ma allora, sto, sto gioco chi cazzo l'ha comprato? L'articolo ho letto che dicevano che contavano anche i soldi presi dal Game Pass. Io penso che possano includere nel conteggio anche chi l'ha avviato almeno una volta dal Game Pass. Mi sembra troppo aver già coperto i costi di produzione solo con vendite fuori dal Game Pass. Sono d'accordo, cioè o non sanno cosa sia il Game Pass. Come funziona? Perché ci sia già un mese da. Di... Pet. Pet TV Twitch ti ha attaccato con un raid, grazie. Ci manda, Pet. Guè, peccagno? Grazie mille, perché ci sono tanti PS4 ancora in giro, eh? Non ho capito. Ma. La verità è che, per molti videogiochi, non vale il concetto di essere mio, legato al mio account o averlo fisico, il Game Pass. Sopperisce a questo problema: non deve essere una regola, nonostante, ma deve esserci come alternativa. È un team molto amato, magari fanboy in giro per il mondo l'hanno comprato per supporto agli sviluppatori. In più, il gioco dura 7 ore. Ci può stare che in quei due giorni molti l'abbiano finito. Hanno contato i download come se fossero copie effettive vendute, non c'è altra spiegazione. Effettivamente, me la sono data anch'io come opzione di, di risposta alla mia domanda. Tutto dipende da quanto è costato lo sviluppo, ecco a capire, ragazzi. Però adesso va bene te, però. Non credo sia costato poco, cioè. Comunque, 7 milioni si fanno solo con, con sole 140.000 copie? 7 milioni si fanno con sole 140.000 copie? Questa non l'ho capita. Lo sviluppo costava 50 bombe. esce sul Game Pass in tutto il mondo oppure i cataloghi sono diversi in base al paese io credo che siano comuni secondo me tra gamer tradizionalisti ancora diffidenti dal Game Pass amanti della coppia fisica eh? ok affisionados del team di sviluppo è plausibile che abbiano fatto in 48 ore abbastanza <ride> madonna of sto cercando di capire eh 7 milioni. Vero, ricordo che anche gazu Vito eh, sp Spesso, anche se hanno una coppia, magari data dal PNA, comprano comunque il gioco per supportare le software house. <ride> uh -huh! Ma il numero di download non può essere equiparato al numero di copie vendute. Certo. La cosa un po' strana è che al Day One il gioco sta fin sconto. Il gioco stava in sconto, ma perché da iPhone non riesco ad abbonarmi con Prime? E questa mi sembra di averla già letta di problematica, ma credo che sia comune eh, alla situazione Twitch. Devi usare il PC. Beh, il gioco non è altissimo, resta comunque un indie, bisognerebbe sapere il numero di vendite. l'app non lo permette, esatto. iPhone e Twitch non vanno d'accordo. Forse Microsoft ha partecipato a questi sviluppi, quindi gli investimenti del tempo l'app sono stati no. non lo so, potrebbe essere. Per l'abbonamento Prime lo fai da PC o usa il sito desktop da telefono. Secondo me stai sovrastimando il numero di iscritti al Game Pass, molti sono abituati ad acquistare. Secondo me invece lo state sottovalutando, soprattutto se stiamo parlando di un gioco esclusivo di Series X e serie s io vorrei ecco altro eh, adesso però ci sta anche un sondaggio pol aspetta eh qual è la percentuale di game pass su next gen 0 10 ehi ciao 10, 20, 30, 40, 10, eh, ciao eh, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, facciamo Facciamo 10, 20, che 20, il sondaggio più lungo 20, mondo 20, 50 50 80 e 80, 100, spannometricamente. Tac, mi ricordavo quindi sarà sono... ah, una. Sperate, che voglio vedere anche le vostre risposte. Ma noi come facciamo a saperlo? Figa, secondo voi? Dai, a naso, conoscendo un po' i vostri amici che l'hanno comprata, no? Posso fare una... Ho ah. comprato anche Doom, perché mi è piaciuto. L'avevo già finito, preso su Lidi Torrenzi. Ehi, hey, bravo. Avessi Xbox, sarei un folle a non farmi il Game Pass, sono d'accordo. Da Android, tutto ok, la Sab con il Prime, grazie per eh, l'informazione, diciamo, il gioco è costato 7 milioni e 50 euro. Sono 140.000 vendite. Ma ci metti il voto, Scarelle. Tra l'altro, ehm, ti devo chiedere scusa perché l'altra mattina quando dicevo che il tuo amico era un cazzone, per aver fatto quel gioco di compra, vendi, ricompra più avanti, Ero convinto che fosse andato in perdita, invece, anche grazie a Fabio, che mi ha fatto una spiega, eh, il, la cosa funziona. È, è andato in, inutile sicuramente. Oh, piega, erano le 5 di mattina, eh, quindi potevo anche permettermi di sbagliare dei conti. Ma c'è ancora la possibilità di... Non ho letto. Di conversione golden Game Pass? Credo di sì, perché anche se non ho ancora. Eh, forse mi conviene fare la cosa prima che finisca tutto. Eh, forse sì. Io ho preso Series S. Infatti, non capivo cosa intendessi con in perdita. Io ho preso Series S a dicembre. C'è l'offerta del Pass a un euro per tre mesi. Sì, eh, vabbè, ok. Non ho capito la domanda. Strano. Strano. Ma perché non si sentono più gli alert? Io l'ho visto. Ah, ah! Eccolo. Questa è una combinazione, però. Grazie ad Emanuele92. Sì, ci sono riuscito Grande Marco, Bleed Purple. E grazie anche a Mattemolo. Mattemolo, domani mattina caffettino. Presa. Io ho ordinato... La Collector di Watch Dogs 1 Non mi sono fidato del secondo Piratandolo Poi ho visto che il gioco meritava E ho comprato il gioco compresi i DLC mm, Non per questo eh, Giustifico la pirateria e, com e comunque hai comprato un gioco del cazzo Complimenti Basso ma si sente ora Sì ma non ho capito perché è il primo della sub non si è sentito eh, Parliamo di videogiochi Uè. Ciao Froze, grazie Posto che sia Froze ti ho attaccato con un party di 376 spettatori, grazie mille. Master Baku. Mi sono appena abbonato, ma non è partito il messaggio annuncio sulla chat. Eh? Vai di eh, F5, F, eh, Command R quello che è. Sì, sono io, ciao! Ciao, bell'uomo. Ma Nintendo che crea un parco a tema. Manovra furbissima, a sfruttare il bread di Mario, a mio avviso. Beh, oddio, più che manovra furbissima, è un ottimo investimento, direi. Farenz cosa ne pensi del caso GameStop? Ripeto, non me ne intendo di titoli finanziari, azioni, eccetera, quindi non ci metto bocca. E là vecchio, come stai? Eh, bene, stronzo. Su sì, Farns sono stato io a comprare 240... <ride> Ma il Game Pass è veramente così vantaggioso, perché io gioco esclusivamente su PC. E ho dato un'occhiata ai giochi del Game Pass. E tra i 100 disponibili o giù di lì non ho trovato titoli che valessero effettivamente un abbonamento da 9,99 al mese. Allora i casi sono due: o li hai già giocati, perché li, 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 li avevi già, oppure le tue doti di giudizio sono da rivedere. Eh, sì, ma quanta gente al Game Pass si compra il fisico solo per l'unboxing? Sicuro siamo in minoranza, però mi sembra troppo dire che siano praticamente inesistenti. Quando è uscito Doom Eternal, con la crack del gioco, ha comunque venduto più di ogni altro gioco, escluso forse Animal Crossing. Vabbè. Marco, Super Mario 3D World, per uno che non l'ha mai giocato e che ha finito tutti i Mario 3D, lo consiglieresti? Certo. Perché a vederlo così non mi ispirava molto. No, no. Acquistalo al volo non rimane tra i miei prefer preferiti o tra i più memorabili Mario 3D di sempre, a causa però anche dal fatto che fosse il, uh, il successivo Mario 3D rispetto al 3D Land per 3ds. Quindi secondo me ha sofferto molto della presenza di quel titolo lì uscito prima. Detto ciò è un ottimo titolo, quindi acquistalo sicuramente. Che sarebbe l'unboxing di un gioco fisico odierno, un disco contenuto in un custodietto di plastica con una foderina di carta? Vabbè, perché scusa, dieci anni fa che cos'era? C'era in più un libretto dal cazzo che nessuno guardava. Le copie fisiche sono problematiche per chi come me è arrivato ad avere in tutto otto console. <ride> otto. non so più dove piazzare le custodie, di venderle. Mi scatta, anche perché non ci prenderesti nulla. Secondo me il digitale è il futuro, ma va. Sì, diciamo che il, eh, il problema del, dello spazio fisico in casa riguarda magari quelli un pochino più âgés. I più giovani se ne sbattono la ciolla. Ciao Farenzi, il tuo sindaco preferito è qui ed è felice di annunciarti che si ricandiderà alle prossime elezioni comunali. Ricorda che mi hai promesso il tuo voto, ci conto. Mm, scordatelo. L'unica spiegazione plausibile è che meno gente di quanto immagini abbia il pass su Next Gen. Oh, ma è possibile che non ci sia un cavolo di. Di uh, resoconto perché sarei curioso di sapere quante console ci sono mm, in casa dei videogiocatori e quanti abbonamenti ci sono stati stipulati. Tra virgolette, risultato. Paul ha vinto tra 50 e 80 con il 49%. Aspetta, stiamo parlando, eh? eh? Del sondaggio che ho fatto io. Cosa credevi? Cosa sei politica? Il problema per me è il costo complessivo al mese: motivo per il quale gli abbonamenti mensili dovranno essere ridimensionati tra Netflix, Disney, Amazon, Game Pass, Twitch, Patreon, eccetera. A fine mese vai a spendere uno stipendio. Beh, calcola che il ridimensionato vuol dire che andando, più andando avanti, più costeranno probabilmente. Microsoft non mette mai i dati in chiaro fin da quando ormai. Vabbè, io lo sto giocando come... Come non mai da quando ho il Game Pass mi ha fatto scoprire anche giochi per i quali non avrei dato due lire. Esatto. A settembre 2020 dicono 15 milioni di utenti con il pass. A settembre 2020 quindi non era ancora uscita la next gen. Avere un Xbox senza Game Pass è come avere una bicicletta senza i pedali. Sì, direi che il paragone è abbastanza calzante. Microsoft ha detto che non dirà più i dati delle console vendute. un po' una paraculata. Vabbè. Io ho una serie ex con pass ultime ed analyso. Ci sono diversi modi per non pagare 13 euro al mese e non parlo di pirateria. Sono d'accordo. 18 milioni. Cosa ne pensi dei siti che vendono key dei vari giochi PC togliendo Steam? Cosa eh? allora, devo dire? Oggi 18 milioni di abbonati Game Pass a fine dicembre 2020. Meglio una bicicletta senza pedali che senza sellino. Oh, battuta, veramente fresca. Hanno annunciato l'altro giorno che sono arrivati a 18 milioni. Non so se c'entra, ma per contattare i collezionisti su Amazon UK vendono copie digitali dei giochi con custodia. Praticamente la scatola contiene solo il codice... Vabbè, non è una novità, cioè già anni fa... Per esempio, io quando... sempre per il solito esempio quando ho comprato la limited eccola qua che mi chiedevate ieri la tazza di gears eh, quando ho comprato la limited di sonic mania c'era dentro questa meravigliosa statua e c'era dentro il codice per scaricare il gioco propongo anche un altro bel sondaggino visto che parlavamo l'altra mattina entro quando ci aspettiamo ps5 sullo scaffale Sì, ma non vuol dire un cazzo scarella questa domanda perché sugli scaffali vuol dire Vuol dire disponibile. Ma disponibile in quantità eh, che non serva a diventare scemi continuando a refresciare una pagina di Amazon. Che schifo la fonte guiza. Ma che schifo tu. La tazza di Ghia ad aprire. Scarelle, comprati il sondaggio coi punti. Problema. Io da sonaro, da sempre, se dovessi approcciarmi a Microsoft, prenderei la serie S solo per il Game Pass. Basta copie fisiche. Ci può stare. Io ancora non ho Series X, siccome ho preferito PS5, buona è smizzando un, un anno di gold e poi riscattando un mese, eh? la buona mese è stata convertita in un anno di Game Pass e Ultimate, ok. Quale altra console mini compreresti? Ma la domanda è mal posta, perché non è tanto la console mini, è la libreria di giochi che mi farebbe venire voglia di, di acquistarlo, no? Però obiettivamente cioè se anche dovesse uscire una PS2 Mini. Che cazzo me ne faccio? Cioè, tutti i giochi che mi interessavano li ho giocati. Quindi. Più o meno. Vedi che dovevi rifresciare? Ancora un mese al prossimo badge di fedeltà. Grazie mille per 5 mesi. Grazie, Master Bafu. Sa, facciamo contento Scarelle che se no stasera non mangia la pappa. Paul. Quando PS5 sarà copiosa sugli scaffali? Entro marzo, entro giugno, entro eh, settembre, entro dicembre. Sempre... <ride> Vai. è il sumo 96 grazie mille per questi due mesi è oh, turno inoltrato oh. quando Giulio avrà la sua PS5 Eh, ma io sbaglio a fare questi sondaggi qua perché quando c'è la risposta cazzona voi rispondete da cazzoni Hanno detto che. Aspetta, aspetta, cosa che volevo. Hanno detto. Che per i prossimi sei mesi si farà ancora fatica a trovarla. Ragazzi, queste speculazioni, cioè queste frasi riguardo a. Per i prossimi sei mesi, quindi per un periodo di tempo anche piuttosto esteso, lasciano sempre il tempo che trovano. Ripeto, cioè. Io sono d'accordo su questa frase perché anche secondo me per i prossimi sei mesi sarà, non dico impossibile trovarla, ma comunque molto difficile. Ma calcolando che i rivenditori non sanno oggi se domani gli arriverà un cazzo di bancale con dentro delle PS5, cosa cazzo volete sapere da qui a sei mesi? E proprio perché non sapete nulla da qui a sei mesi, figuriamoci com'è possibile immaginare una, una situazione di uno stock. Eh, importante sugli scaffali eh, entro settembre. Così so già come sprecare il mio primo stipendio. Con Giulia, forse tanti ipotizzano. E secondo me è molto plausibile. Se deve, si regolarizzerà una volta finita l'emergenza covid È eh, grazie al pesce e parliamo a occhio di almeno un anno e mezzo, se non di più. Il problema è AMD, non riesce a produrre abbastanza chip. No, ragazzi, cioè, certo, il problema è... Il problema riguarda tanti settori che vanno a comporre la PS5, tutti quanti colpiti da, dal problema della pandemia, no? Però il fatto è che se anche AMD producesse più, più chip, eh, cioè non è che se io... Tu oggi mi produci il chip, io domani ho già la console pronta. Cioè, nel frattempo ci sono tutti dei cicli produttivi, logistici, di distribuzione, tutto quanto. Che non rendono proprio la cosa così immediata, no? Arriva prima la pro sugli scaffali che la standard. Ma ah, poi cosa serve la grande disponibilità? Chi la vuole la prenota e gli arriva. Sì, certo, figa, è arrivato Paul grs 31 chi cazzo è che la prenota? Non te la prenota più nessuno? Hai più visto sentiti ragazzi che... No Non c'è un problema Il problema del chip della Vram Di quelli che la comprano a rivenderla Dal triplo del prezzo E loro madri puttane sì, Sostanzialmente È il mio Firecat È il mio Firecat esattamente se aspettano la fine emergenza Covid vuol dire che si bruciano tutto il periodo natalizio che nonico parlando sarebbe un'idiozia. Ragazzi, non è che se aspettano la fine emergenza... Non è che uno lo aspetta per chissà quale motivo. Uno lo aspetta perché ha bisogno che passi per ritornare a dei cicli produttivi normali. Ciao Mangiapietre, salve no, anche se in questo periodo non riesco a vederti spesso, sei sempre nei miei pensieri, che tenero. Tutte balle, manca questo, manca quello. Non ci sono alimentatori, non ci sono CPU, non ci sono GPU. Farenzio, secondo te quale gioco merita più di tutti? Ehi, un remake. Minchia, questa è una domanda troppo difficile. Tanto non ci sono giochi next gen, non c'è fretta. Sì, non ci sono giochi next gen perché non ci sono basi installate. Insomma, è, tutto, è sempre il cane che si mangia la coda. Si morde la coda. Investi le tue finanze nel Dogecoin. Quali giochi aspetti tanto, Marco, in uscita breve? A parte che in uscita breve non credo esistano giochi. Diciamo che per il 2021 mi aspetto solo che esca, uh, Reset and Clank. Il problema sono le navi container che sono bloccate fino a giugno. Fino ad allora sono piccoli restock con aereo. Final Fantasy X Remake, a mo. Ma ci sono dei dati su quante console vengono prodotte in tot tempo? Che io sappia no. Personaggio che vorrei vedere su Smash. A me cazzo, non le frega di Smash. Ma secondo te il problema di distribuzione delle console porterà. Ha vinto entro settembre. Intanto il sondaggio. Eh? Secondo te il problema di distribuzione delle console porterà molte software house a posticipare l'uscita dei loro giochi? Ma certamente sì. Secondo me non ha un gran bisogno di remake, è tutt'oggi godibilissimo. Più che altro non avrebbe bisogno di un altro remake. Quante cazzo, su quante generazioni dobbiamo giocare, a sto Final Fantasy? Posto che comunque mi pare sia uscito anche per PS4, e quindi lo puoi giocare anche sulla 5. Ti piacerebbe un altro Gears oppure non te ne frega più? Ti basti pensare che non ho ancora giocato al 5 e non mi interessa giocarlo a breve. Quale pensi che sarà il prossimo gioco che acquisterà il Day One? Racetown Clank ancora. Tutto questo caos allungherà inevitabilmente il ciclo vitale della console, è molto probabile. Immagino che le PS5 arrugginiranno nei container in cinema. Sì. Infatti tanti titoli che dovevano uscire a breve sono stati rinviati, vedi Gran Turismo e simili. Farenz, secondo te PS5 potrà battere PS2 mai nella vita? Io sto aspettando Harry Potter. Mi piace che lo chiamiamo tutti Harry Potter, ma sarà un gioco in cui non c'è Harry Potter. Secondo me entro settembre è impossibile. Già normalmente d'estate la produzione di qualsiasi cosa cala drasticamente. In più con una pandemia che potrebbe durare fino a fine anno, la vedo dura. Pot fino a fine anno, guarda roo. D'estate la produzione di qualsiasi cosa di qualsiasi cosa cala drasticamente. Cioè, secondo me, avete delle. De delle Ideologie sulla, sulla um, come dire, sulla logistica veramente. Um, Marco, tu logistica? Erika, eh. eh, lo so, aspetta un attimo. Il gioco con le bacchette, ma è tutta gente che non lavora esatto. Ero in galleria dove ha virato il discorso. Aia, spoiler. Ero in galleria dove ha virato il discorso. Oh, a me quest'anno basta. No. Racket Kenestalker 2. Ti si sente basso, ma va a cagare. Va. Sei il primo che lo dice in, in 48 minuti di chat. Con il microfono qua poi. Nelle grandi aziende è impensabile che ci siano dei periodi di produzione morte. Esattamente. E ripeto. Se a settembre il vostro negoziante di fiducia vi porta, vi mette sullo scaffale una PS5, vuol dire che quella PS5 non è stata prodotta il mese prima, ma molto prima. Il mio ciabattino va in ferie ad agosto, quindi la produzione globale deve rallentare. Provato a Disco Elysium? No, ma me ne hanno parlato tutti quanti bene. Comunque rimango dall'idea che fossero indietro con la produzione a prescindere dal covid. Non lo so, non puoi saperlo purtroppo. Ridoppiate quella parte. Per favore mi passi i gruppi Telegram? Se clicco il banner nelle informazioni non funziona. Aspetta te lo passo qua. Che da qui dopo funziona. Aspetta eh, aspetta un momento. Tra l'altro siamo sul gruppo per le domande audio in 1300 esatti. <coughs> Farenz fammi tuo e come faccio? Sempre più convinto che la questione delle poche PS5 sia stata voluta, ma voluta o no, comunque sia, eh, faccio fatica però a credere che eh, si siano fottuti così un Natale. Non solo i titoli vengono rinviati, ma molti di quelli in arrivo saranno cross gen, vedi Horizon e tanti altri. Ne sono convinto anch'io. Farenz cosa ne. vabbè. Avevo mai spiegato cosa fosse il mio Firecut? Scusa, off topic. Certo, era una via di mezzo tra eh, la bolla di Ryu, mi sembra, e l'Uppercut. Quindi è il Firecut. <susurra> <susurra> non si sta bruttolendo troppo per essere voluta. Ma in verità più che la pandemia a causare la carenza di componenti hardware è l'abnorme richiesta rispetto ai periodi precedenti. Ma no, ma no. Un sensatore <susurra> PC l'ultimo anno e le vendite e la richiesta è salita dal 20% alla fine l'hardware è lo stesso a livello di quantità rispetto agli scorsi anni non ne sono convinto Sony ci sta perdendo come pensate che sia voluta Sony eh. ciao Firenze, ciao a te sono per me? sì grazie le mie prime 100 parole sono nuovi? Mmm, questo lo usavamo anche quando c'era piccolina la Maya, quindi non è proprio nuovo nuovo. Questo che cos'è? Ciao, ciao. Treno. Treno. Questa? Ambulanza. È un'ambulanza, brava. Questo che cos'è? 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 È una E? Bravissima! Adesso puoi di là, puoi andare di là. Un altro. Un altro. Uccia. Uccia. Via. Ma sì, che è nuovo. Quei libri non sono nuovi. Sono... Dio bricio, poi quali sono le altre 100 parole. C'è anche Osse nelle 100 cento... parole. Questa è un Xbox Series X. Ci leggi una favola, Papà farenza No, brava stella, ti meriti la musa. Le 100 parole. Cosa ti fa pensare che PS5 non batterà PS2 in fattore di vendita? Secondo te perché? Perché nessuna... ormai siamo in un'epoca in cui ehm la concorrenza è troppo più forte rispetto alla concorrenza che aveva PS2 all'epoca, e quindi i dati non possono essere similari. Secondariamente perché PS2 è durata di più rispetto a quanto durerà PS2, a meno che con la pandemia possa durare più o meno la stessa durata, e poi perché mh, Sony si deve svegliare a fare qualcosa di uh, similare al Game Pass, cosa che secondo me non farà nel corso di questa generazione. Non c'erano molti PC Gamer con PS2. Domani vedremo, i dati di domani vedremo i dati di Switch. Per me saranno mostruosi. Cosa vuol dire domani vedremo i dati di Switch? Cosa vuol dire? Ho già il Now. La vedo dura. Guardavo oggi il video di IGN Next Gen Watch dove dicevano che Sony e Microsoft avrebbero fatto meglio a rimandare l'uscita Next Gen di un anno a causa pandemia. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Però secondo me eh, entrambe avevano paura di, eh, di rimandarla. Grazie a Luca Bottani. Eh, avevano paura di rimandarla perché avrebbero avuto... I competitor avrebbero avuto un anno o quello che è del tempo in più per entrare nella next gen. Cioè, vi faccio un esempio stupido. Vi ricordate quando uscì la 360? La 360 uscì circa un anno prima della mese più, mese meno della PS3. E quella mossa, cioè di, di uccidere la prima Xbox per far uscire prima la 360 rispetto al. Al, alle tempistiche previste di, di uscita di PS3 ha fatto convertire molte persone ad Xbox se a ciò poi aggiungiamo il fattore Game Pass adesso sarebbe stato un vantaggio enorme da colmare da, per, per Sony la PS2 poi ha avuto una libreria impressionante a mio parere la console dove i videogiochi sono cresciuti di più. Prima di esplodere era PS3 360. Mm, ci dovrei pensare. Chi è? Halfbird89. Tre mesi di poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti apprezzo. Grazie per le tue live. Grazie a te. E canta Please Don't Let Me Be Misunderstood. Xbox 360 uscì sei mesi prima, nel 2006, mentre la PS3 nel 2007. Eh, non ne sono così convinto. Devo verificare. Proviamo Siri, quando uscì la Xbox 360? Questo è quello che ho trovato sul web. Perfetto. Uh, la console venne mostrata ufficialmente su MTV il 12 maggio 2005. Il suo ingresso nel mercato è avvenuto il 22 novembre 2005 in America, quindi avevo ragione io. Marco Curiosità, Hitman 3. L'hai preso, aspetti un calo di prezzo. No, aspetto semplicemente di giocare i primi due che ho in casa, ma che non ho. Ho incominciato il primo, l'ho abbandonato. Ho voglia... ho voglia di giocare a Hitman, lo ricomincerò. Lo porterò a termine. Non so se giocherò subito anche il 2. E... Ma com... prima o poi comunque comprerò anche il 3. Farazio, ho fatto il Game Pass per giocare da solo su PC in camera. E prenderò la Series X per giocarci nel bunker con gli amici. Prima avevo PS4, ma, ma il Game Pass mi ha stregato, immagino. Farenz. Smettila di essere così attraente. Ti ringrazio. Eh, non lo so. Ciao Marco, ma quando sei? Ma quanto sei Chad, eh, ragazzi? Qua parlate troppo giovani, non, non so cosa significhi. Al 360 me la regalano a Tatale 2007, ok? Al 360 all'inizio gen era anni luce avanti a PS3. Mm. Chad uguale bel maschione, grazie. Farne sono contento che dopo The Last of Us giocherai Tsushima, a me è piaciuto molto. Tra l'altro, Tsushima è un gioco che sono curioso di giocare per il gameplay. Perché è una novità, ma secondo me è un gioco che si presta molto ad essere giocato in live, quindi aspettatevi tante live. Grazie per il link di Telegram, prego. Farenzone ciaddone totale, maschio alfa, Ale. 5 minuti e stacco, eh. E ostrega quanti ne sono arrivati di nuovi utenti? Bene. smart stick 30 euro. Grazie, ok. Non è una cosa grave perché andavo con allora... PS2 per quanto fu introvabile. Non l'ho capita, questa domanda. Alfa, 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 beto, beto, beto. Che fine hanno fatto Lodos e Viper Fritz. Che domanda è, scusa? Boh, io li sento quotidianamente. Ciao Marco, sono rimasto un po' indietro. Hai risolto con le live mattutine, Purtroppo no. Anzi, sta peggiorando ulteriormente la. La situazione comunque ragazzi io ve lo ripeto abbiamo capito che i problemi ci sono mi spiace rompervi le palle con i lag con le disconnessioni eccetera abbiate pazienza cercherò di avere anche un po di un pochino più di pazienza ma la mattina nel momento in cui vedete che eh, cade la connessione che lagga un bordello abbiate un secondo di attesa e, e ritorno ecco un voto al volo sul lancio di PS2. Ma che cazzo vuole. Cosa vuol dire? Ma... Una domanda sul lancio di una console di vent'anni fa, ostia? L'altro giorno, oh, per la serie, dovrò avere un po' più di pazienza. Per me lo... le puoi fare pure da Instagram. Basta che rimangano, così le posso recuperare. Sì, tranquillo. Hai notato errori vedendo le ore di gioco su PS5? Sul mio profilo i dati sono completamente sballati. Concordo. Me ne sono accorto perché l'altro giorno volevo vedere... Cazzo, non ricordo qual era il gioco eh, di cui volevo capire. Avevamo parlato in live di un titolo e ho detto... Mi, è dura... Mi sarà durato 50 ore. Ma no, ne dura meno, ne dura meno. Poi sono andato a controllare. Ditemi qual era, vi prego. Ah, God of War, certo. Avevo detto: secondo me mi è durato attorno alle 40-45 ore, ma no, ma dura meno, dura meno, dura 28, sono andato a vedere. Ed era io, risulta che io ci abbia giocato 28 ore proprio. E ho detto: cazzo, ma è possibile che mi sia sbagliato di così tante ore? Faccio passare un po' di giochi e vedo dei dati completamente cazzari. Tipo collection di Bioshock giocata su PS4, giocata ogni titolo, uno di fila all'altro. Quindi. Mettiamo anche in quel caso lì 15 ore l'1, 12 ore l'1, diciamo 40 ore totali, 45 con i DLC, ore di gioco giocate, una. Quindi non. non sono affatto affidabili. Quelle, quel, quel conteggio lì. A maggior ragione, secondo me, se stiamo parlando di conteggi basati sul save game della generazione precedente. Per ora io su. Eh su PS5 effettivamente ho giocato solo a due titoli, Astrobot e adesso a um, The Last of Us e il quantitativo di ore mi sembra corretto di entrambi, però è vero c'è un problema con la visualizzazione ah e tra l'altro, questa è una chicca, quando guardo i... non mi ricordo se ero nella sezione dei trofei o nella sezione profilo per vedere appunto le ore di. Sì, forse in questa per vedere, per vedere le ore di gioco giocate. Il primo gioco che vedo in lista è ovviamente l'ultimo che sto giocando, che è The Last of Us. Ma c'è l'icona. C'è scritto The Last of Us, ma l'icona di Dishonored 2. Non so perché. C'è un sito che si chiama How Long to Beat. Cazzo, no, non lo conosco. Digiti un gioco e ti dici il tempo di completamento. Ma dai, davvero. Guarda su Alonzo. Pare mia madre è rimasta stregata dal frigorifero Series X. Non vuole capire perché non viene commercializzato, non venga. Magari ti conteggia ore, si basa solo quando su PS4 giocavi online o comunque salvavi in cloud. No, è impossibile. Perché ho sempre, la, ho sempre avuto la PS4 connessa alla rete. E ho sempre avuto il PlayStation Plus attivo con il salvataggio dei dati che vengono eh, caricati automaticamente sul, sul cloud. Quindi non... Eh, quindi no. Hai fatto il record, forse? Non ho capito. Avevo qualche dubbio, ma adesso sono sempre convinto di passare a Series S. Va bene, ragazzi. Innanzitutto vi dico anche che dopo le due ore di live di ieri mattina e dopo quest'ora di live di oggi, la batteria è al 46%, quindi ottimo, ottimo, veramente ottimo questa è. Lo speed rannato, esatto. Se non sbaglio, anche PS2 non si trovò sugli scaffali inizialmente, ti ricordi per quanto? Io sinceramente no. Uh, domanda a caso, preferisci Monkey Island 1 o 2? Li ho recentemente recuperati. Personalmente, ho preferito il primo, anch'io. Ma mh, non perché il secondo sia peggiore, anzi, forse è migliore. Ma il primo aveva il fattore novità, il fattore introduzione dei personaggi, eccetera. Hai risolto i problemi con OBS? Dico dell'audio quando condividi schermata? Non ho più provato. Ciao, Farenza. Cosa stai giocando adesso? The Last of Us, si sboccia. È buono il nuovo Mac? per Tagliare il salame. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto la nostra oretta anche oggi, adesso è tempo di andare a lavare le bimbe e poi andare tutti a nanna perché domani mattina ci si trova. Presto, presto. Oh mio dio, che voce eccitante! Questo è un maschio, è Marco. Un altro Marco. Buona serata, Marco, fai a modo. Eh, sì. va bene ragazzi un bacio a tutti quanti grazie per questa oretta passata insieme noi ci vediamo allora domani mattina a meno che non venga giù il diluvio ma non credo anzi eh, l'iPhone mi dice di no quindi non possiamo assolutamente mettere in discussione ciò che dice il, um, uno strumento Apple mercoledì dice che piove eh, vediamo se c'è qualcuno da raidare notate anche questi termini assolutamente eh, giovanili ma io oggi senza saper né leggere né scrivere rimbalzo i 600 di ieri con i 500 che mi sono arrivati con i 589 di oggi e li mando al mio bel gattone sul tubo se però scrivessi ride e non solo il canale la roba funzionerebbe di più <coughs> Va bene? Domani zona gialla, mi devo svegliare ancora prima. Oh yes, finalmente Marione. Bravo Marco, ciao bello, ciao a tutti ragazzi. Ecco, io qua, secondo me, fino a quando non clicco Fai un ride, voi siete dentro la mia live. Quando clicco Fai un ride, automaticamente dovrei portare tutti quanti sulla chat del gatto. Però a me rimane il pulsante termina streaming non ho ancora capito come 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 sia sta cosa siamo dentro di te buon gustaio ciao a tutti ragazzi buona serata tac Creatore, creatore. No, basta fare così. Sorvessimo una fa Hey! Listen! Marco, anche oggi, grazie per il Raidone! Ci becchi sempre nel, nel gioco figo, che mi sa che finiamo oggi tra l'altro. Eh, sì, no, secondo me serve questo. E poi cosa faccio? Ne metto il caldo? Il caldo non fa svegliare il freddo che fa scaldare cioè, che cazzo ho detto è il freddo che fa svegliare se, se tu mi fai caldo dai eh, gli faccio anche partire un caffè no cup ah no non può giustamente perché non ha la tazza che succede ah è surriscaldato il è un casino oh, la madonna ma che cazzo di sistema c'ha questo qui